ci voleva proprio la botta finale, perché questa chiusura del campionato offshore approdando all'isola d'Elba è veramente qualcosa da fuochi d'artificio, se non altro perché mancava quest'ultima tappa al circuito dell'offshore italiano e in questo caso europeo. Ma prima di parlare della gara dell'Elba, continuando la nostra carrellata a farvi conoscere i personaggi vari dell'offshore, ecco per esempio alcuni dei protagonisti mentre si preparavano alla gara nell'isola già di Napoleone. Insoddisfatti di questo bilancio di stagione, risponde Paolo Floriani. Sì, devo dire che il bilancio per il primo anno è stato soddisfacente. Oggi facciamo l'ultima gara e cercheremo di ben figurare. Dobbiamo ringraziare anche il nostro sponsor Cashmere & Cotton, che senz'altro ci appoggerà anche per la stagione successiva e con dei mezzi, diciamo così, più competitivi. Speriamo bene nella gara di oggi, nonostante le condizioni del mare belle lisce non ci aiutino. Oggi come oggi siamo sesti nella classifica europea. Ci siamo prestati quest'anno a delle nuove soluzioni tecniche di cui beneficeranno anche i nostri amici concorrenti e penso che come primo anno, come equipaggio nuovo e tutto, possiamo essere anche soddisfatti. Giorgio, vediamo una nuova scritta sulla barca di Renato Mucci. Frigerio, è il vostro nuovo sponsor? No, era sponsor sulla mia barca, come tu sai, dopo la vittoria di domenica, evidentemente la cosa ha creato ulteriore entusiasmo al team, che è composto un po' da me e Renato, e quindi come tu vedi compare anche su questa barca ed è un discorso estremamente interessante anche per il futuro, ecco. E da Renato Mucci vorremmo sapere oggi in che classe correte e quali sono le aspettative di questa gara. Ma oggi parteciperò alla classe 1, e il mare è abbastanza calmo per cui spero di avere qualche buon risultato, rotture sperando di no. Un mare davvero calmo da ottobre caldo, un mare liscio come l'olio, al punto che si sono avvantaggiate come al solito in questi casi i catamarani, e il campione europeo e neo campione anche italiano Dalla Valle, lo vedete con i suoi rossi, il suo Eberhard, ha avuto, nonostante i tre motori, il trimotore Lamborghini che provava in pratica la barca destinazione 87. Su questo mare calmissimo si sono avventati i protagonisti di questa prima volta dell'Elba in offshore. Ed è stata una gara veloce, nella quale i più potenti hanno pagato nei confronti dei catamarani che su questo mare si possono avvantaggiare. E tra questi catamarani, quello che è pilotato dal milanese De Luca, che nelle ultime gare si è fatto molto onore, a 141 all'ora vincerà col suo Bellotti. Ma lasciamo una volta tanto alla musica, ai rumori e alle immagini parlare meglio di un commentatore. Acque di Portoferrai, ecco l'immagine della partenza, stavolta di nuovo ripresa dall'elicottero, stupenda immagine di comete del mare, e via, a tutto motore.
Viste che immagini? A proposito, parliamo di boe. Su una di queste boe, passata in modo evidentemente non assolutamente regolamentare, Della Valle ha visto sfumare il suo quinto posto di classifica tranquilla, da campione appagato. Eccolo qui, qui è molto impegnato, poi sarà quinto, ma appunto sarà tolto di classifica. Una volta tanto gli onori non sono per lui, onori tutti particolari, perché vedete le cornamuse, forse dello sponsor scozzese. Eccolo qui, Di Luca e il suo scafo Bellotti, vincitore anche di questa gara, come detto, a 141 di media. E mentre il pubblico sul porticciolo dell'Elba fa festa insieme con i campioni che hanno concluso la gara, adesso molte di, alcune di queste barche sono